Pescara che attende la visita della Pistoiese questa mattina alla conferenza stampa di Mister Auteri. Ci colleghiamo con l'EKK Hotel dove c'è il nostro Enrico Giancarli. Enrico. Sì, buon pomeriggio Carmine, in diretta dal Poggio degli Ulivi. È terminata da poco la conferenza stampa del tecnico Gaetano Auteri in vista del match di domani del Pescara, fischio d'inizio ore 17:30, stadio Adriatico contro la Pistoiese. Parola d'ordine, dare continuità alla vittoria di Grosseto, tutti a disposizione, chiaramente ad eccezione del portiere Di Gennaro e di Rizzo che sta scontando la squalifica, ma non sono stati convocati Galano e Marilungo. Due i dubbi di formazione, Drudi al rientro, Insidia in grosso, mentre l'altro ballottaggio è quello in mediana tra Diambo e Memusche. Ascoltiamo nel dettaglio il tecnico Auteri che poi ha puntualizzato sul pagamento degli stipendi, ascoltiamo. È stata una buona settimana di lavoro, gli indisponibili sono Rizzo squalificato, sono loro che abbiamo mandato a giocare con la primavera. E poi Galano e Marilungo che non sono convocati, ma però che però stanno bene comunque. A questo punto lo diciamo ufficialmente, Galano e Marilungo non è un problema fisico? No, ufficialmente l'ho detto, stanno bene, però poi bisogna fare delle scelte, quindi è così. Indicazioni per la partita di domani, c'è la possibilità, mister, dopo 80 minuti, forse tra i migliori della stagione di Grosseto, di vedere la stessa formazione, di dare continuità, rientrerà Drudi dalla squalifica, che indicazioni ci può dare? Non lo so, ancora un paio di dubbi, quindi però per grandi linee la squadra. Dove sono i dubbi? Ce lo può dire quello? Perché abbiamo fatto una buona partita, dopo un po' di tempo abbiamo giocato con continuità e quindi ho alcuni piccoli dubbi legati a Drudi, legati anche a Memusciai, che sono comunque giocatori che stanno bene. Mi riallaccio un po' anche a quello che ha detto, ritornando al suo modulo, alle sue scelte, quelle del 3-4-3, dopo un periodo che aveva cambiato, è tornato su questo suo modulo iniziale. È una piccola rivincita per lei aver dimostrato che questo è un modulo forse più adatto, che sta rendendo meglio? E poi le chiedo, lei ha detto uno dei dubbi è quello tra Memusciai e Diambo a centrocampo. Che cosa cambia con Memusciai, che cosa cambia con Diambo dal punto di vista tattico? Grazie. Ma parto dall'ultima parte della domanda, sono due giocatori diversi. Giambo è un giocatore più giovane, potenzialmente dal punto di vista fisico può essere un giocatore anche più esuberante. Memusciai ha carisma, esperienza e qualità tecniche, sono leggermente diversi. A favore di Giambo pone l'età, a patto che sia continuo e che sia in grado di proporre quello che sono le loro potenzialità o di esprimere. Prima parte della domanda, io non ho nessuna rivincita nei confronti di nessuno, ho detto tante scelte, le ho fatte perché toccava a me farlo, perché è giusto così, e non sono state proficue, di questo me ne assumo sempre la responsabilità, ma questa è una squadra che può fare bene in campo, poi al di là dei moduli, perché dovremmo anche avere la faccia di cambiare, però una prerogativa la dobbiamo avere. No, ma loro hanno nel loro DNA questa capacità di giocare, di essere propositivi, di proporre gioco, di costruire, di portare pressione, una squadra che il campo lo tiene bene, poi magari i punti che hanno fatto non corrispondono a quello che in generale sono state le prestazioni, quindi non credo che sia, loro hanno questa caratteristica, quindi io mi aspetto una partita così. Mister, io le volevo chiedere le mie ultime due cose riguardo l'altra notizia che è uscita in settimana, ovvero le problematiche relative ai bilanci vecchi del Pescara, se vi hanno un po' dato fastidio dopo quello che era successo anche un po' con la questione plusvalenze, quindi dico fatti esterni al campo, se vi hanno disturbato e se già sta pensando un po', mi risponda sinceramente, ad eventuali modifiche e correzioni da fare sul mercato. Grazie. No, la seconda parte della domanda è mercato, adesso abbiamo tre partite da qui al 22 dicembre, non lo so, facciamo queste tre partite e soprattutto facciamole bene, che è molto importante. E per il resto ho letto di questa notizia, però ciò che sono cose che non conosco profondamente, ciò che posso dire riguarda il presente è che qui c'è un modello organizzativo importante, questo sicuramente è merito della società, è che qui dal punto di vista del lavoro non ci manca nulla, è che qui io alleno da tanti anni in Serie C, è che qui anche dal punto di vista dei pagamenti c'è una puntualità
come quasi mai mi è capitato, e quindi non lo so, le altre cose non le conosco, ma qui si può fare calcio.